Prosegue spedita la campagna di vaccinazione contro il Covid nei piccoli centri in provincia di Teramo. Oggi è stata la volta dei comuni montani di Crognaleto e Fan Adriano con 170 vaccinazioni. Ottima la risposta dei residenti, dai giovani ma anche degli anziani che non avevano ancora provveduto a vaccinarsi. Il team messo in campo dalla ASL di Teramo ha sottoposto a vaccinazione l'intera popolazione residente che aveva manifestato il proprio interesse alla somministrazione. La vaccinazione, oltre a limitare i disagi e lunghi spostamenti per i residenti nei centri più remoti, dà la possibilità di creare piccole zone Covid-free che assicureranno non solo la ripresa di una normale vita sociale in queste comunità, ma potranno anche rendere le destinazioni turistiche appetibili proprio per le garanzie di sicurezza sanitaria che tanti villeggianti oggi ricercano. Ma certo che sì, è un tassello che mancava. Siamo pronti ad ospitare, diciamo, il turismo estivo che si riverserà, speriamo anche in maniera copiosa. Mancava questo tassello, cioè il comune free sotto l'aspetto Covid. Devo ringraziare l'ASL, devo ringraziare il dottor Brucchi, il dottor Di Giosia, che hanno dato questa opportunità discussa già da tempo, cioè fare in modo che i piccoli comuni venissero vaccinati a go-go e quindi essere pronti per poi magari andare verso le grandi città. Oggi è toccato a Crognaleto, abbiamo quasi terminato e quindi con gioia apriamo le braccia alla collettività. Come ha risposto la sua cittadinanza all'evento? Ma diciamo che sono stati molto educati e attenti, abbiamo registrato la massima copertura non solo di Crognaleto ma anche di Fano Adriano e elementi di Pietracamela, quindi la montagna che si unisce sempre più. Ovviamente, come diceva giustamente lei all'inizio, è un auspicio per l'estate. Ma certo che sì, la ripartenza non è solo, diciamo, la speranza di tornare a stringere la mano, guardare i volti, i sorrisi, ma anche quella dell'ospitalità. Noi siamo pronti ad ospitare tutta la gente che volesse venire in montagna a respirare aria buona e pulita, ovviamente con il Covid buttato alle spalle. Oggi è un giorno molto importante, tanti cittadini di Crognaleto, ma di tutta la montagna che hanno preso parte a questo evento. Sicuramente sì, io a parte tante motivazioni che ritengo opportune, ma per ultima mi ha convinto, tra virgolette, quella di farsi carico di espletare il dovere di senso civico che ritengo sia debba essere comune a tutti i cittadini. Abbiamo sofferto noi della montagna, penso, senza nulla togliere agli altri, ma molto più appunto di quelli che in città comunque hanno avuto un minimo di servizi e quant'altro. Noi in montagna siamo stati veramente abbandonati in tutti i sensi e quindi basta, vogliamo uscire fuori da questa situazione.